Convegno ecclesiale 2014. Grazie, ringraziamo anche a nome della comunità di Madre Giuseppe Simbola per quest'opera di moderatore e padre guardiano per il contento di San Francesco, ha un'esperienza di governo molto ricca, quindi sicuramente è in grado di adempiere questo compito. Il mio compito in questo momento è quello di presentare il convento, la struttura e lo svolgimento. Anzitutto un cordialissimo benvenuto a quanti, sicuramente per poter partecipare ognuno ha fatto una scelta, ha fatto anche qualche rinuncia e questo sicuramente sarà ricompensato, perché si dice che ogni piccolo gesto che noi facciamo nella nostra vita sicuramente viene apprezzato dal Padre, anche i vostri gesti sono sicuramente apprezzati dal Padre. Il convegno è, da un certo punto di vista, il momento più importante della comunità di Cristo, perché per una volta ci troviamo insieme vescovo, sacerdoti e popolo di Dio, e cioè la comunità viva che cammina, che prega e opera. Vi rendete conto che è una unica occasione che c'è, per esempio, il giovedì santo il vescovo concede il corpo dei sacerdoti, però il momento in cui anche una buona partecipazione del popolo di Dio è il convento dei cristiani. Quest'anno ha anche una continuazione particolare, già nella cartella il padre Simbola ha accennato in questo foglio dove si parla dei passi che abbiamo fatto un anno di sinodo e dei passi che dobbiamo fare in questo anno che viene, e ovviamente dopo il confronto, dopo il dialogo, dopo l'ascolto, occorre anche coraggio di prendere delle decisioni, di prendere degli orientamenti condivisi e, se necessario, ovviamente cambiare i passi. Perché questo mito del convento di cambiare il passo? Anzitutto di metterlo sotto la protezione particolare di due pontefici. Oggi è la memoria portativa di Papa Giovanni. Sapete che sono state così indicate le date in cui si fa memoria dei due pontefici recentemente canonizzati, Papa Giovanni e San Giovanni Paolo II. Ecco, oggi è la memoria di Giovanni XXIII, di Papa Giovanni. Quindi affidiamo il risultato, lo svolgimento di questo nostro stare insieme. Giovanni di Leggeria, questo suo ottimismo a oltranza che ha caratterizzato poi i lavori del Concilio Vaticano II. E anche il Santo Paolo VI, che verrà beatificato domenica prossima, il 19, nella dedizione del Sinodo, io ho citato una frase di Paolo VI sulla parrocchia. E in effetti ha Paolo VI scritto delle cose splendide a questo riguardo. Ultimamente è stata riportata anche una sua omelia, una parrocchia romana, dove ha messo in evidenza il senso di corresponsabilità di tutti i parrocchiani nel vivere insieme, nel lavorare insieme all'interno della comunità. Si è espresso in questi termini. Quando le cose non vanno, prova a portare il dito contro te stesso, invece contro il parroco o contro
tua parola va là, la colpa è anche tua. Basta un numero di gente volenterosa a fare una rivoluzione. Basta un gruppo di gente decisa, decisa a tutto, a dare un voto nuovo ad una parola. Ecco, noi vorremmo veramente diventare questo gruppo di gente volenterosa che può dare un voto nuovo alla parola. Però tutti insieme, non scarichiamo la responsabilità su nessuno. Ognuno, in quanto battezzato, è responsabile e corresponsabile di tutto quello che si svolge all'interno della parola. Se le cose vanno bene, è merito di tutti. Se le cose vanno male, è demerito di tutti. Non cerchiamo dei capri espiati all'interno di una comunità parrocchiale. Quindi cerchiamo di acquisire questo senso di corresponsabilità. Il sinodo in fondo è stato il nostro sinodo, è stato convocato con questo preciso intento di scoprire come ognuno deve essere un protagonista. Non ci sono dei gregari, in una parola non esistono dei gregari, ci sono solo dei protagonisti. Che uno in quanto è battezzato è protagonista, quindi è corresponsabile, ripeto, del bene e del male che si verifica all'interno di una comunità umana. Come vogliamo svolgere questo problema, fatto questa premessa? Come notate, qui non c'è un relatore. Normalmente nei convegni c'è un relatore, un professionista di un settore che fa una conferenza splendida su quella tematica. Cosa succede? Succede che poi lui prende l'aereo e poi non lo vede nulla, noi ci andiamo a casa e non comincia. Noi abbiamo scelto un altro metodo di questa forma, cioè sappiamo come la comunità è composta da soggetti, da persone che devono individuare anche i cammini che noi vogliamo percorrere. Qual è il cammino che noi vogliamo percorrere quest'anno e per il quale chiediamo qualche così indicazione di percorso? Il cammino è quello di arrivare a forme strutturali di collaborazione interparrocchiale. Questa è la definizione che noi diamo nella cosiddetta unità pastorale. Sinodo è stato convocato per vedere se nella nostra realtà, quindi nella nostra diocesi, è possibile arrivare a queste forme di organizzazione delle parrocchie. E allora noi diciamo, dato la nostra realtà geografica, la nostra realtà culturale, la nostra realtà sociale, possiamo arrivare a forme strutturali, dico strutturali perché non è che siano opzionali o occasionali, ma forme strutturali di collaborazione interparrocchiale in tre anni specifici, la pastorale giovanile e occasionale, la formazione dei catechisti, la pastorale familiare. Questi sono, diciamo, i tre cammini di fede, di comunione che vogliamo percorrere insieme nel prossimo anno passato. E per questo allora che a breve saranno così introdotti, saranno presentati questi possibili cammini che noi vogliamo percorrere. Il primo sulla pastorale giovanile e vocazione. Perché è necessaria la collaborazione interparrocchiale? Vi rendete conto quali sono le nostre parrocchie in alcune zone della diocesi, dove se nasce uno all'anno ci sono delle campagne, che significa che da soli una parrocchia da sola non ha le risorse, non ha le forze per organizzare un minimo di attività. Se uniamo le forze, più parrocchie messe insieme, allora è possibile che ciò che non si può fare da soli lo si può fare insieme. E a questo riguardo si può
anche ipotizzare una divisione della nostra diocesi, oltre che quella già esistente delle foranie, in una divisione di zone pastorali, in cui mettiamo insieme anche due foranie. Faccio l'esempio: se la prima zona può essere vicariato urbano, è la foranie di Santa Giusta, un paese che gravita da un'altra zona pastorale, può essere la foranie di Cartas o la foranie di Milis, una terza può essere la foranie di Lanzo o la di Zacchi, la quarta ovviamente è la Valdagia, che ha una realtà a sé stante, e poi la Colombrese. Si può ipotizzare una divisione di queste cinque zone pastorali, però non è un dono, si trova. Vedo completamente se questa divisione va bene, la vediamo, altrimenti le foranie troveranno forme di collaborazione all'interno delle parrocchie. E anche se una parrocchia è grande, ha delle strutture, ha delle risorse, può anche procedere secondo la sua esperienza, secondo le sue tradizioni e secondo le sue forze. Ecco, questo per quanto riguarda il primo cammino della pastorale giovanile di democrazia. Vi rendete conto anche dell'importanza per noi di fare una rinomata pastorale vocazionale. Attualmente non ce la passiamo bene, abbiamo 85 parrocchie, però abbiamo una media dell'età dei nostri sacerdoti 63,4. Sotto i 40 anni abbiamo solamente 18, che significa che nel giro di pochi anni le cose non si semplificheranno, ma si complicheranno. Abbiamo in questo momento, posso dire, la benedizione di 19 seminaristi del seminario minore e di 9 seminaristi del seminario maggiore. In questo momento darci una gratificazione il numero dei seminaristi al seminario maggiore della diocesi di Oristano è quello più alto, però non fermiamoci a queste gratificazioni, guardiamo un po' avanti. Abbiamo bisogno di sacerdoti, abbiamo bisogno di persone che siano guide intelligenti, appassionate del popolo. È un dovere di tutti, dobbiamo pregare tutti e dobbiamo far sì che il Signore ci benedica mandandoci degli operai alla sua vita. Per quanto riguarda il secondo cammino, sentirete la formazione dei catechisti. Abbiamo tantissime persone, molte di voi sicuramente sono in questa condizione, e Dio le benedica perché fanno un'opera di estremo interesse e di estrema validità. Una parrocchia senza catechisti o senza catechiste non va da nessuna parte. Abbiamo bisogno quindi di persone motivate, oltre che volontarie, che siano anche motivate e che trovino così luoghi, tempi e modi per formarsi e per motivarsi. Una parola che non deve esistere da noi è la rassegnazione. Questa non deve esistere. Noi parliamo di cambiare il passo, perché intendiamo prendere una coscienza missionaria e non possiamo rimanere dentro le nostre mura, anche dentro questo stretto della cattedrale, dobbiamo uscire. Il Papa ci esorta a uscire, ad annunciare, evangelizzare, a mettersi insieme con la gente che vive, che lavora, che soffre, che attende un nostro accompagnamento. Questo è quello che si chiede. Allora bisognerà formare